Buongiorno dal Giappone, inizia la nuova giornata qui in Hokkaido, mi sposto da Sapporo a Hakodate. Come vedete sta piovendo, in realtà piove da ieri pomeriggio. Sono di nuovo ad Hakodate, dopo 4 ore di treno da Sapporo sono arrivato qui. In realtà sono qui da ormai da 4 ore, però questo è il primo momento che non piove dopo 24 ore. Pioggia incessante. Ho deciso di modificare un po' il mio programma per oggi. Questa era una tappa intermedia, visto che domani mattina prendo lo Shinkansen che mi porterà a Tokyo. C'ho le 7:40 di mattina, per cui passavo la notte qui e domani mi alzo presto e riparto. E oggi volevo visitare la collina che mi manca, ma ovviamente non ho potuto visto che piove e ormai si sta facendo buio. Comunque, per passare il pomeriggio ho visitato i vari magazzini che sono stati riconvertiti in negozi e ristoranti. Ve ne avevo già parlato l'altra volta avevo evitato di andarci perché immaginavo quello che c'era all'interno. Stavolta non avevo nulla da fare e per cui mi sono visti tutti i magazzini, a parte quello della gastronomia che avete visto anche le immagini. Il resto è veramente roba per turisti, si trova di tutto, dalle spade dei samurai al negozio di Hello Kitty. Mi sono riposato visto che gli ultimi giorni facevo fatica a recuperare e il tempo, visto che è stato brutto, mi ha dato una mano per far questo. Adesso vedo di godermi un po' lo spettacolo del tramonto e poi ritorno in città, troverò qualcosa da mangiare e poi questa sera si va a letto presto, visto che domani di nuovo la sveglia all'alba e entriamo nell'ultima fase del viaggio. Dico addio, anzi arrivederci all'Hokkaido. Sono arrivato alla fine di questa giornata e anche alla fine di questi giorni qui in Hokkaido e devo dire che me ne vado con un po' di malinconia. Come tutte le volte che lascio un posto che mi è veramente piaciuto, un po' mi dispiace, ma prima o poi sicuramente ritornerò qui in Hokkaido perché ci sono tutte le zone dei parchi a nord da visitare. Purtroppo per raggiungerli bisogna avere o un'auto o qualche altro mezzo, tipo la moto o la bicicletta, ma assolutamente i mezzi pubblici non ci arrivano. Tra Hakodate e Sapporo
preferisco sicuramente Hakodate. Sapporo è una metropoli con un pro e contro di una città così grande, però Hakodate ha molte più cose secondo me interessanti da vedere. E poi alla sera, soprattutto questa zona qui della collina, è fantastica, c'è un'atmosfera rilassata, tranquilla, non c'è nessuno in giro, si può godere un panorama fantastico sulla città. È stato un positivo tornare qui un'ultima sera. Domani mattina, come dicevo prima, parto per Tokyo. È la terza volta che visito Tokyo ed ci arrivo con meno entusiasmo. Sarà che ho visto tantissime cose belle e non so cosa aspettarmi da Tokyo di nuovo, di entusiasmante. Per cui lascio a malincuore l'Hokkaido, do un ultimo sguardo alla vista sulla città illuminata dalle luci, c'è anche la luna piena, e vi do appuntamento a domani da Tokyo con un nuovo video. Ciao!